Buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. Come al solito è sabato mattina e anche oggi vloggerò la mia giornata. Cosa devo fare oggi? Allora, oggi in realtà la cosa più importante che devo fare è il regalo per Matteo, perché tra una settimana precisa, quindi sabato prossimo, Matteo compierà 30 anni. Infatti ci stiamo preparando perché festeggerà un po' in grande con amici, parenti, ovviamente anche in quel caso registrerò, poi insomma vedrò un attimo con lui come organizzarmi per fare tutte le riprese. Il suo compleanno sarà il 29 ottobre e io veramente non vedo l'ora e oggi vado a vedere il suo regalo di compleanno con mamma e papà. Tra l'altro sono un sacco contenta perché è proprio tanto tempo che non esco con mamma e papà. Cioè, con mamma, vabbè, sì, facciamo shopping, comunque facciamo i nostri giri, le nostre cose, soprattutto prima che io iniziassi a lavorare. Però, ad esempio, cioè, proprio con un'uscita, diciamo, da sola con mamma e papà è da tantissimo che non la faccio, infatti sono tipo troppo contenta. E non potevo chiedere compagnia migliore per andare a fare il regalo per il 30esimo di Matteo. Cioè, in realtà avrei anche potuto chiederlo ad amici o amiche, però sinceramente preferisco, in questo caso andare con mamma e papà. Quindi direi di iniziarci a preparare. Questo rumore che sentite è Matteo che sta passando il Dyson. Perché sa appunto che questa mattina devo uscire, che ho cose da fare, cioè gli ho comunque dato una mano a riassettare un po' casa, ho rifatto il letto, ho fatto qualche cosina, ma in realtà per lo più sta facendo lui e sta diventando veramente un bravissimo uomo di casa, vi giuro fa un sacco di cose, mi aiuta tantissimo, ma magari di questo parleremo più tardi con calma. Adesso mi inizio a preparare. Ho deciso di fare i capelli mossi perché mi hanno stancato i capelli lisci e comunicazione interna, come previsto, mi hanno anche già stancato l'extension, quindi ho deciso di levarle, anche perché mi sono già cresciuti un sacco i capelli e mi iniziano un pochino a pesare, diciamo così. Un'altra cosa che devo fare, perché questa cosa la faccio sempre io, me ne occupo io, ma sono contenta di farlo, cioè sono proprio io che decido di farlo, è la pulizia del bagno, pulire il bagno, una cosa che ho sempre fatto io, infatti devo fare, devo pulire il lavandino, i sanitari, lo specchio, la doccia, spolverare insomma qui tutti i vari soprammobili, ma è una cosa che penso farò dopo essermi preparata, mi ha letteralmente cacciato dal bagno e vabbè, che vi stavo dicendo? Mi fa troppo ridere. Niente, che appunto devo pulire il bagno, me ne occupo sempre io del bagno e cioè in realtà prima che iniziasse a lavorare tutto il giorno, 8 ore al giorno, mi occupavo di tutte le pulizie, di tutto ciò che riguardava la casa. Però ragazzi, stando 8 ore fuori casa, Matteo comunque non è che mi dà una mano, fa proprio tanto, perché comunque lui lavorando da casa spesso non so, durante una pausa o nell'ora di pranzo riesce a fare tantissime cose che magari io la sera non riesco perché mi si accumulano tutte insieme. Vi faccio vedere l'outfit che ho scelto per oggi. Allora, ho preso questo maglioncino lilla che mi piace un sacco, che ho preso su Zaful. Poi metterò questo jeans che è praticamente fatto a vita alta, un pochino largo sotto, dovrebbe essere modello fit, non mi ricordo, vabbè, tanto dopo lo vedrete indossato. E infine ho preso questa borsetta bianca perché sotto metterò le Puma bianche che hanno la striscetta verde e lilla che riprende il maglioncino. Volevo mettere anche la cinta, però non ho una cinta bianca, ce l'ho solo nera e secondo me non ci sta bene. Comunque i jeans non dovrebbero essere troppo larghi e questi qua li ho presi da Stradivarius, ovviamente che io amo Stradivarius. Infatti oggi spero di fare una capatina anche lì, visto che andremo al centro commerciale, e magari vedere qualcosa da indossare proprio per quell'occasione, ovvero per il compleanno di 30 anni di Matteo che avrò sabato prossimo. Allora, i miei sono già partiti, quindi devo mettere il turbo. Volevo fare una chiacchierata mentre mi truccavo, però penso che la chiacchieratina la faremo più tardi con calma, perché in questo momento vado veramente di corsa e non li voglio far aspettare, quindi prendo la pochette che ho in borsa. No, ragazze, cioè, guardate che cosa ho nella borsa. Perché questo? Perché l'altro giorno ero al lavoro, ho dato una capocciata che non avete idea e quindi sono andata poi sono andata a prendere la borsetta frigo dove all'interno avevo il ghiacciolo per mantenere fresco il pranzo, perché avevo qualcosa con il sugo. Poi di solito preferisco sempre mettere il ghiacciolino, non si sa mai, comunque all'interno della borsetta frigo. Sono stata praticamente, cioè, tipo 2 ore, ero troppo buffa. Infatti chiunque passava mi chiedeva: Erika, ma che hai fatto? Io stavo così con il ghiacciolo, ma vi giuro che ho ancora, cioè, un ficozzo qua allucinante, cioè veramente enorme. Però vabbè, tralasciando questo piccolo particolare. You cry.
Ok, trucco fatto in 3 secondi più o meno. Ci ho messo veramente poco, ma da quando ho iniziato a lavorare sono diventata velocissima nel truccarmi. Tanto più o meno il make-up che faccio è sempre lo stesso. Prendo la spazzola e facciamo i capelli. Allora, ho deciso già di levarmi le extension perché, perché in realtà è già un pochino che le porto da circa inizio metà settembre. Di solito le extension durano 4 mesi, ma io basta, mi sono stancata perché mi è cresciuto tanto il capello. E quindi mi pesano, cioè mi danno proprio fastidio alla cute. Inizialmente no, non mi davano fastidio, anzi mi sono trovata benissimo. Poi insomma sapete io, col fatto che sono parrucchiera, alla fine me li so gestire bene, ecco. Allora, il pro è che hai i capelli lunghi, bellissimi, puoi fare un sacco di pettinature fino a un certo punto, perché adesso vi spiego. Io sono una che porta tantissimo la coda e sicuramente nella fase iniziale, comunque di quando ho avuto l'acne, la coda non era di certo una cosa che volevo fare, perché la coda comunque ti fa scoprire tantissimo il viso. In questo momento che, insomma, sapete, mi sento meglio, più sicura, eccetera, eccetera, ho deciso che posso tranquillamente, cioè ho proprio voglia di rifarmi la coda, di fare insomma tutte le mie, i miei semi raccolti che faccio di solito, ovvero che raccolgo sempre questa zona qua. E con le extension non si possono fare, perché con queste ciocche, a parte si vedrebbe la cheratina, perché se tu vai a spostare i capelli, cioè la cheratina si vede, quindi praticamente li devi sempre portare sciolti o fare al massimo una treccia bassa, una coda bassa. Un'altra cosa negativa è che ci vuole un sacco di tempo per asciugarli, proprio tanto, cioè rispetto ai capelli naturali ci mettono di più. Infatti quando mi asciugo i capelli, di solito quando i miei che si vedono di più sopra, la parte superiore della testa, sono già asciutti, quelli sotto ancora sono bagnati, quindi. E quindi di conseguenza questo contro include anche il fatto che lavare i capelli richiede più tempo di quanto me ne richiedesse già prima, senza ciocche. E sinceramente adesso quello che mi serve è tempo, perché veramente considerate che io vorrei fare, registrare, vloggare, commentare, rispondere ai commenti molto di più, e avere i capelli così lunghi, comunque anche un pochino tendenti al grasso, quindi io li lavo spesso, cioè non potrei mai lavarli ad esempio una volta a settimana, ma almeno un giorno sì, un giorno no, nei giorni proprio che. Allora, aspettate, prima senza ciocche riuscivo anche a resistere un giorno in più ogni tanto, ma facendo una coda, una bella coda alta tirata, mettendo un po' di gel, resistevo un'altra giornatina al massimo e poi la sera li lavavo, facevo la doccia. Mentre adesso, avendo i capelli sempre sciolti, cioè devono ovviamente essere sempre super super sistemati, e questo significa, cioè non vi dico cavolate, lavarli veramente quasi tutti i giorni. Ovviamente io non li vado a lavare tutti i giorni, perché sennò li andrei a rovinare, poverini, li andrei veramente a stressare troppo. Però diciamo che mi porta via un sacco di tempo dover stare appresso all'extension, cosa che sicuramente se fossi stata a casa tutto il giorno
anche se mi occupavo solo di YouTube, sarebbe stato molto più facile perché alla fine la cosa era molto più gestibile, ecco, dal punto di vista del tempo. Però diciamo che la prima motivazione per cui le levo è il fastidio, perché mi iniziano a dare fastidio perché sono cresciuti troppo. E la seconda è un problema di tempo, ok? Perché comunque mi portano via un bel po' di tempo e ogni volta che devo lavare i capelli, cioè, dico ok, sono pronta a stare minimo, cioè almeno un'ora al bagno e tra asciugarli, piega, insomma le altre, tutte le altre cose che uno deve fare per la cura del proprio corpo, perché non ci sono solo i capelli e quindi ho deciso che in questo momento, in questo periodo diciamo della mia vita, avere l'extension non è la cosa più ottimale per me. Anche perché il mio obiettivo è alleggerirmi sempre di più, ok? E sicuramente avere queste ciocche, questo allungamento non mi va a alleggerire, anzi. Allora, sono arrivati, quindi alla fine mi sono alzata e ho fatto davanti allo specchio perché ci metto meno tempo. L'ho fatta veramente in 3 minuti questa piega, ragazzi, adesso ve la faccio vedere. Stavo mettendo gli anelli e l'orologio. Piega fatta. Capello un po' mosso, però niente di esagerato. Ho utilizzato il mio classico ferro che ho acquistato su Amazon, che vi ho fatto vedere un sacco di volte, vi ho lasciato il link anche un sacco di volte. E, ho utilizzato questo cono largo perché almeno sono venuti belli morbidi. Che dite? Sono pronta. Adesso facciamo una panoramica intera e poi vado perché i miei sono arrivati, stanno prendendo un attimo il caffè con Matteo, ma dobbiamo andare a fare il regalo. Allora, vi faccio vedere velocemente l'outfit perché devo scendere. Maglioncino sotto, ho messo un body nero semplice perché non ce l'avevo bianco. Armadio come al solito aperto da parte di Matteo. E comunque, maglioncino di Zaful Lilla, che qui ha questo dettaglio che è tipo strappato, mi piace un sacco, è particolare. Poi jeans morbidi, comodissimi, a vita alta perché devo andare a fare shopping e quindi voglio stare comoda. E poi non so se mangeremo fuori, quindi insomma non si sa mai, mi sono messa super comoda, però comunque carina. Poi scarpe, ho messo le Puma, queste qua verdi e lilla, vi faccio zoom, c'è sia la striscietta verde che lilla che riprende il maglioncino. E poi ho messo la borsetta bianca che riprende comunque le scarpe, anche se non mi fa impazzire, vi dico la verità. Però vabbè, questo è l'outfit completo, andiamo a fare il regalo. I got something smooth in my cup, yeah. I drops when they go take a puff, yeah. I don't think you about to call my bluff, huh? I don't think I went and had enough. And I ain't found euphoria. Hold my hand on the man when she pour it up. Getting bands be the plan when we growing up. Understand, I'ma stand when it comes to us. Cause I'm young. Why they tryna hate on having fun? I'm just young. It's my intuition, blur my vision, cause it's fun. Tuesday night, I'm drunk as fucking laughing, cause I'm young. They so fucking salty that I'm out here getting dumb. Cause I'm young. I don't see a single fucking problem when I'm. Allora, regalo fatto. Mamma mia, ragazzi, sono tipo troppo emozionata. Non ho mai fatto un regalo così grande. Questo regalo lo faccio insieme alla mia famiglia, insomma a parenti, amici, e sono troppo 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 felice, mamma mia. Ovviamente lo ruberò molto spesso a Matteo, quindi mi sono fatta anche un autoregalo. Cause I'm young, I don't see a single fucking problem when I'm numb. They don't wanna start no fucking problems when I'm on. Gonna be here a while, cause I'm motherfucking young. Take it like DMT, I slide in like DVD. Yeah, they ain't never fuck with me. Now they come round, bitch, fuck your piece. OCD like whiskey neat. Lord, these snakes too close to me. Yeah, 6G's all I need. Can you grant my wish to me? Itching my head, making a mess. I don't need a ladder, go do my dance. I don't need a ladder, see through they mess. In my trance, yeah. She gon' follow trance. She look like the X. So
before I relive my past. And I ain't by euphoria. Hold my hand. Amore. Getting best be the plan when we go. Understand. Come lo corre. Vai. Allora, ci siamo seduti finalmente, ma siamo esausti perché abbiamo girato 500.000 negozi e non ho trovato niente per il compleanno di Matteo. L'unica cosa che ho trovato è una collana che vi faccio vedere tra poco. E adesso volevo vedere un altro paio di negozi e poi torno a casa. Allora, sono appena rientrata e... cioè, guardate che atmosfera, non ve la devo far vedere per forza. Allora, Matteo, vabbè, si è preparato il computer per fare le sue cose. Ha acceso una candela. Cioè, casa super profumata. Qua è tutto chiuso, però vi spiego perché. Perché è tutto chiuso? Perché sennò la luce riflette sullo schermo e dà fastidio, quindi ha chiuso tutto. Cioè, sembra notte praticamente. Qui la lavastoviglie è stata avviata. Amore, ma sei troppo bravo! Eh? Perché? È perché sei bravo! Ma cosa ho fatto? Hai pulito casa stamattina? Sì. Bravo! Te l'ho detto che sei bravo! Comunque, io mi stavo praticamente addormentando. Sono le 4:30 e niente, mamma mia, cioè mi sono addormentata in macchina con i miei, cose che facevo tipo quando ero piccola, vabbè. Comunque vi faccio vedere che cosa mi sono comprata, cioè in realtà me l'hanno regalata i miei. Adesso mi sveglio un attimo, bevo un bicchiere d'acqua e apro la serranda, anzi no, dai, vado di là così non gli rompo le scatole a lui, lo lascio qua tranquillo che tra poco si metterà al computer. Andiamo di là in camera da letto, va. Cioè in realtà sono solo due cose, però sono tutte e due bellissime. Apriamo la serranda. Io ormai mi sono affezionata a questo angoletto perché, vi dico perché, uno, c'è un sacco di luce perché sono proprio davanti alla finestra della camera da letto, due, ho un piano d'appoggio che sarebbe il letto, e tre, c'è la sveglia con l'orario, con tutto, e questo angoletto che trovo anche con la palla di marmo, effetto marmo, che trovo, cioè questo angoletto lo trovo molto estetico, quindi mi piace, non lo so, ma adesso sono andata in fissa con questo angoletto, mentre prima registravo sempre nell'altro angolo, proprio preciso qua per diagonale della camera da letto, dove ho tutte mensoline, soprammobili, però vabbè, dai, per cambiare ogni tanto cambiamo anche postazione. Certo, una postazione un po' strana per una youtuber, comunque stare qui in camera da letto per terra, lo so, di solito le altre magari hanno la loro scrivania, la loro stanza apposta, però noi ci adattiamo. Per il momento va bene così, tanto che ci frega, alla fine non, cioè non è che conta il posto dove una persona registra, sicuramente l'atmosfera, i colori fanno tanto, perché comunque alla fine, cioè se parlo da qua o parlo da uno studio fatto apposta per registrare video di YouTube è la stessa cosa, sono sempre io, Erika, che parla alla fine, quindi vediamo insieme che cosa ho preso da Stradivarius. Ho preso due cose, quindi cioè non è neanche valsa la pena fare un video haul apposta, quindi vi faccio subito vedere, visto che state guardando questo video, questo vlog, vi faccio subito vedere che cosa ho preso. Partiamo dalla prima cosa, che è la cosa più piccolina. Allora, sto decidendo che cosa indossare per il 30° di Matteo, e che farà una festa con amici e parenti tutti insieme. Abbiamo praticamente prenotato una sala, un ristorante pizzeria solo per noi, perché saremo tanti, saremo tantissimi, e quindi di conseguenza voglio mettermi qualcosa di speciale. Vi dico qual è la particolarità di questa giornata. La particolarità di questa giornata è che il giorno subito dopo ho una cresima, cioè, quindi potete immaginare, no? Io devo trovare due outfit per due giorni diversi. Ovviamente per me è importantissimo il compleanno di Matteo, per il 30°, quindi per quella serata ci tengo particolarmente a trovare qualcosa di più speciale, ecco. Mentre per il giorno dopo, per la cresima, ho tanti vestiti, giacche, pantaloni, jeans, camicie, qualcosa troverò, non mi va di girare apposta per la cresima, ma per il 30° sì, perché vorrei mettere un vestitino particolare, non so, qualcosa anche magari di colorato, non per forza nero, magari anche qualcosa che voglio fare un po' l'egocentrica, ecco, al compleanno di Matteo, visto che sono la fidanzata, quindi voglio mettermi qualcosa di, non di volgare ovviamente, però qualcosa di un po' più vistoso, diciamo così, o un bel pantalone rosso con un toppo nero, non so, qualcosa anche di colorato. E quindi mia mamma, mentre eravamo da Stradivarius, che è il mio negozio preferito, mi ha detto: Erika, guarda che belle queste collane, ho visto che vanno tanto queste collane così, diciamo, strette sul collo, no? Un po' a collarino. E quindi mi ha
preso questa collana. E devo dire che è bellissima. Cioè, guardate quant'è. Vediamo se riesco con la videocamera a farvela vedere bene. Cioè, questa con un vestitino elegante, secondo me, è bellissima. Dopo la andiamo a provare. No, anzi, no, la proviamo direttamente sabato. La lascio impacchettata. Voglio lasciare tutto impacchettato. Ovviamente anche sabato prossimo farò un vlog, proprio perché è una giornata speciale. E poi ne farò un altro direttamente la domenica, che ci sarà la cresima. La seconda cosa che ho preso è l'ultima. Ci siamo concentrati più che altro sui regali di Matteo, no? E quindi io ho preso soltanto due cosette piccole, perché poi dovevo tornare a casa, anche perché questa sera dobbiamo uscire, ma questo poi ci arriviamo dopo, e devo fare anche un sacco di cose. Comunque, guardate quanto è bella, ragazzi, questa felpa è bellissima. Cioè, andatevela a prendere, vi giuro, perché è troppo bella. Allora, la collanina l'ho pagata 12,99 euro, mentre la felpa, questa qui, 30 euro, 29,99. Ma è bellissima. E appena l'ho vista ho detto: ok, questa è per me. Cioè, è perfetta. È proprio colore, stile, taglio, tutto. Ho provato la S ed era un pochino troppo larga, quindi alla fine, senza neanche provarla, ho preso l'XS, ma adesso ve la faccio vedere com'è indossata, perché voglio farla vedere anche a Matteo. Vi dico subito che ho fatto benissimo a prendere l'XS, perché, cioè, è un modello che va proprio così, un po' morbido sotto. Vediamo qua allo specchio. Ma forse qua si vede un po' meglio. Qua c'è ancora l'armadio aperto, da stamattina, dal lato di Matteo. E comunque è bellissima, mi piace un sacco. Vabbè, promossa o bocciata, fatemi sapere giù nei commenti. Considerate che l'ho pagata 30 euro. Però dentro è tutta felpatina, cioè è caldissima. E poi comunque è un colore che è molto facile da abbinare, ovvero il beige, che sta benissimo sia con un jeans che con una sneakers. Sta bene con una tuta, sta bene un po' con tutto. E poi io adesso che ci penso, un pantalone beige, vediamo se è simile. Chiudiamo questo benedetto armadio e apriamo la mia anta. Io ho come pantalone della tuta beige questo qua, che ho preso sempre da Stradivarius, però è un beige diverso. Vedete, questo della felpa è più chiaro, mentre questo è un po' più ocra, un po' più marroncino, quindi niente, vabbè. Allora, io sto facendo una diretta su Instagram, abbiamo chiacchierato di un sacco di argomenti, ma proprio tanti, vero ragazze? Proprio tanti tanti. Stavo dicendo alle ragazze che sono in diretta che poi si rivedranno nel vlog che uscirà, non so quando, però vi rivedrete. Ciao care! Ho deciso così, d'amblè proprio, di fare una diretta e quindi l'ho subito avviata, e visto che mi piaceva tantissimo la felpa, l'ho voluta mettere. Comunque ragazzi, allora, alla fine abbiamo ordinato la pizza per questa sera, io volevo cucinare, il mio intento era quello, però Matteo mi ha detto: ma cavolo, sabato sera, no dai, sabato sera pizza. E quindi abbiamo optato per la pizza. Poi dopo cena ci vediamo con degli amici. Non so se usciremo o staremo qui a casa, non lo so, perché in realtà tira un sacco di vento. Non è che mi va tanto di uscire, sono onesta. Però anche se fosse, comunque mi metterò proprio, cioè, tranquilla, calma. Cioè, non sarà come sabato scorso, così, nel senso, mi metterò al massimo un jeans con una felpa, una cosa molto calda, comoda. Per quanto riguarda la cena, non abbiamo preso la pizza nella pizzeria dove ordiniamo sempre, ma abbiamo cambiato, perché ogni volta tarda di un'ora e quindi non mi va di ordinarla là, proprio per principio, perché sennò ogni volta ci manda a monte, tra virgolette, i nostri programmi, perché noi, che ne so, ordiniamo la pizza per le 8:30 e ci arriva magari per le 9:30, e noi magari per le 9:30 avevamo già l'appuntamento con gli amici, e quindi abbiamo deciso questa sera di stare un po' più tranquilli, non ordinare la pizza lì, ma di andarla a prendere a un forno che fa la pizza alla pala, così per cambiare, e almeno stiamo più tranquilli, l'andiamo a prendere noi, al massimo che può tardare, se tarderanno, non lo so, perché è la prima volta che la prendiamo qua, tarderanno 10 minuti, ma comunque noi saremo lì a mettere ansia, e quindi... Allora voi direte: ma allora scusa, vai anche in pizzeria dove la prendi di solito a prenderla invece di fartela portare? No, perché per principio, se tu metti a disposizione l'opzione dell'asporto, tu devi fare asporto, però lo devi fare bene, cioè non è che mi dai come orario 8:30 e arrivi alle 9:30, ragazze, fosse stato mezz'ora, vi giuro, non sarebbe stato un problema, anche se comunque che pizza, però lo capisco, di sabato sera mezz'ora ci può stare, perché tutti ordineranno pizza a casa, però un'ora è veramente troppo, soprattutto considerando che io ordino da una pizzeria che letteralmente mi sta a 10 metri, cioè veramente è vicinissima, a piedi saranno, non so, 10 minuti, quindi con la macchina o motorino, insomma, o con qualsiasi mezzo mi portano la pizza, cioè ci vuole un attimo, quindi io non mi aspetto ogni volta un'ora di ritardo, perché la pizzeria è troppo vicina per fare un'ora di ritardo. E quindi per questa sera abbiamo lasciato perdere, abbiamo accettato tante volte
Però abbiamo detto, vabbè, ma la pizza ci piace, dai, magari i poverini stanno incasinati questa sera, questa sera, questa sera. Cioè, sono 20 sere che ordiniamo e ci arriva un'ora dopo. Abbiamo addirittura provato una volta a ordinare alle 7 e mezza, sentite. Abbiamo ordinato una sera alle 7 e mezza per far arrivare la pizza alle 8 e mezza. Ecco, sapete che cosa è successo? È arrivata la pizza alle 7 e mezza perché avevamo ospiti a cena. E quindi abbiamo detto, per non rischiare che arrivino troppo tardi, perché poi le pizze sono buonissime, soprattutto il supplì, per questo ordiniamo sempre là. Per non rischiare che le pizze arrivino troppo tardi, facciamo una cosa, facciamoci furbi, ordiniamo alle 7:30 e poi, insomma, gli amici arriveranno per le 8:30, 9 e la pizza comunque tarderà, ma non sarà un problema perché arriverà più o meno insieme agli amici dopo un'oretta. Invece, quella sera, proprio quella sera, la pizza è arrivata alle 7:30. I miei amici sono arrivati dopo un'ora, ho dovuto scaldare le pizze al forno, cioè non vi dico. E quindi niente, questa sera ci siamo ribellati e abbiamo deciso di prendere la pizza da un'altra parte, quindi stiamo tradendo il nostro pizzettaio di fiducia e prendiamo la pizza al forno alla pala. Abbiamo preso tre gusti che vi farò vedere tra pochissimo. Comunque la diretta è appena finita, ci siamo divertite un sacco, abbiamo chiacchierato, io veramente ci divertiamo troppo quando siamo insieme perché poi io mi sento proprio spontanea, no? Quindi ecco, anche se devo fare battute, cose, non mi faccio problemi, quindi grazie, vi voglio bene. Comunque sono le 18:43 e la pizza la dobbiamo andare a prendere alle 7:30, quindi penso che adesso mi do un attimo una rinfrescata, decido che cosa mettere questa sera, così sono già pronta anche per il dopo cena. Allora, noi stiamo per uscire per andare a prendere la pizza, comunque io ho messo... Non sto parlando con te, amore. Comunque ho messo questo giacchettino. Infatti sembra tipo una pecorella. È morbidissimo, caldissimo di The Zenis. Nasce come una felpa, credo per stare per casa, però io la metterò per uscire oggi, solo oggi. Non l'ho mai fatto, però vabbè. Oggi sono così, me la sento così. Poi ho messo questa tutina, comodissima, e sotto le scarpe bianche. Adesso allaccio la felpetta e sembro una nonna, però... Calda e con stile. Tanto ragazzi, è il tempo di andare a prendere la pizza e torniamo subito a casa. Pizza presa, ragazzi, guardate che pala gigante, tre gusti, non vedo di andare su e mangiarla. Devo prendere i piattini. Prendo quelli piccoli, eh. Uno e due. Ma quanto è bella la nostra tavola apparecchiata, un po' stile autunnale, un po' stile Halloween. Con i nostri bicchieri bellissimi. Allora, vediamo un po'. Noi stavamo facendo una scommessa con Matteo. Chissà se tagliano la pizza, perché essendo la prima volta che la ordiniamo non lo sappiamo. Quindi adesso vediamo. Sei curiosa? In diretta. È tagliata, sì! Vai. Sì, ci hanno anche regalato i fritti. Che sono? Baccalà? O fiori di zucca? No, baccalà, perché dentro vedo tutto bianco. Non lo so. Vabbè, comunque abbiamo preso crostino. Margherita con alici e margherita con i funghi. Buon appetito e buon sabato sera.